Per cui il rischio più grosso non è che Berlusconi si faccia eleggere di persona per non farsi processare, no, questo se continua così si farà fare una legge ad mummiam, non ad persona. Per cui si farà mummificare dopo morto e noi ci troveremo il Tutankhamen, cioè la mummia, il sarcofago di Berlusconi che continua a governare da Presidente del Consiglio anche dopo morto. Questo è il grande rischio che corrono gli italiani. E in tutto questo noi ci troviamo un'opposizione che litiga, che non è capace di esprimere un leader, che non è capace di esprimere una leadership, in cui tutta una serie di personaggi che avrebbero mille ragioni per stare zitte, i vari Veltroni, i vari D'Alema, i vari Rutelli, i vari Fassino, questa gente se ne deve andare a casa. Questi sono antichi, sono vecchi, sono abusivi. La gente e la società civile ha bisogno di politici che possano esprimere dei contenuti culturali, che possano esprimere una tradizione. Cioè, una persona, secondo me, quando si accinge a fare politica, deve avere qualcosa di raccontare di se stesso. Quindi, cioè, questi qua sono dei nulla tenenti, non hanno mai fatto nulla, hanno fatto solo politica. Solo e sempre politica. Questi si sono iscritti in Parlamento, si sono iscritti nelle segreterie dei partiti, hanno occupato nobili e grandi partiti della sinistra italiana che hanno segnato la tradizione della storia d'Italia, che sono occupati da questa gente. Ed è chiaro che quella gente non vota più la sinistra. Cioè, la metamorfosi della parte migliore della società italiana che è diventata leghista. Perché l'errore che secondo me si fa anche in politica non attaccare i leghisti, perché come diceva Papa Giovanni, il male è il comunismo, non sono i comunisti. L'errore è il partito comunista, la logica comunista, non il comunista. Papa Giovanni distingueva tra l'errore e l'errante. E i leghisti sono gli erranti, non sono l'errore, perché è tutta brava gente, però è gente che ha cresciuto davanti agli occhi ed è gente però che quando vota un assessore leghista, quando vota un sindaco leghista, va al comune e lo trova e ci parla. Poi magari sono assurdi, perché poi loro nella loro concezione non solo devono separare il nord dal sud, ma poi devono separare il Veneto dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, poi dal Piemonte, non solo, poi un comune dall'altro, perché se questi avessero campo libero, poi noi troveremmo ancora, non le guerre di indipendenza, troveremmo un comune che fa la guerra al comune accanto, i vigili urbani armati che si fronteggiano. In un comune vicino a Verona ho letto un'ordinanza di un sindaco che aveva disposto che i prospetti delle case di quel comune, se volevano avere la concessione edilizia per i restauri, dovevano utilizzare solo e soltanto il marmo della cava del paese. Cioè non si potevano utilizzare altri marmi se non quelli della cava del paese. Perché poi loro diventano questo concetto di leghismo, di nichilismo. Si chiudono pure nei confronti di quello che ci sta accanto. Cioè non capiscono che oggi la globalizzazione, la società deve aprirsi. Oggi i confini bisogna abbattere, perché non ha più senso il comune, la provincia, la regione, lo Stato, perché si parla di Europa, ma si parla di un'Europa che dialoga con la Russia. Si parla di una globalizzazione con i paesi asiatici, con i paesi medio orientali. Cioè noi dobbiamo esportare civiltà, perché è l'unico modo con il quale potremo intanto fare un atto di grande socialità per chi è cattolico e crede nell'uguaglianza degli uomini e del benessere. Il miglior modo con cui noi possiamo aiutare il Medio Oriente, paesi come l'Egitto, la Tunisia, la Libia, non è quella di fare sbarcare queste persone in Italia e creare problemi all'Italia o ad altri stati europei, ma è quello di civilizzare questa. Cioè noi dobbiamo esportare il benessere e la civiltà per farli crescere, per farli diventare come noi, utilizzando il grande patrimonio che loro hanno, che può essere non solo il petrolio, ma può essere la loro intelligenza, la loro volatilità, la loro terra, il loro sole, perché anche
il sole è una fonte di energia e di ricchezza più del petrolio, anzi, usiamo più sole e meno petrolio, e ingrasseremo meno i vari rais che ci sono in giro. E poi l'Italia, la politica estera italiana. La politica estera italiana che diventa esattamente quella che è la politica estera di Benito Mussolini, nell'asse con Hitler. Cioè Berlusconi ha ormai chiuso la politica estera italiana ai rapporti con Putin, con un mutuo scambio di lettoni in cambio di mignotte, quindi tutto un giro che si alterna. E Genchi viene colpito perché, insomma, l'ha detto un amico che mi ha aperto, e tu ti ricordi, dici, quell'indagine che stavi facendo nel 2007? Sì, il 2007 è l'anno di Why Not, ma Why Not questa indagine non c'entra niente, questa era un'indagine su un omicidio. Avevano ucciso un uomo del clan di Matteo Messina Denaro, che lo Stato era uno dei più pericolosi latitanti di mafia esistenti in Italia, della provincia di Prato, di Castelvetrano. E avevano ucciso un suo fidato uomo che si chiama Pasqualino Taddeo. L'avevano ucciso e poi avevano bruciato il cadavere in macchina. Io però, da una ricarica e dal metallo della SIM telefonica estratta dal cellulare, una ricarica trovata a casa, che il metallo della SIM, ero riuscito a trovare il numero sul cellulare e quindi a sviluppare i contatti telefonici di questa persona negli ultimi 5 anni e ricostruire una catena di rapporti in tutto il mondo, con la Spagna, l'Inghilterra, la Bolivia, l'America Latina, che ha portato in carcere 850 persone per traffico internazionale di stupefacenti. E quell'omicidio era collegato a una controversia su un carico di droga che era stato sottratto nella fase di ammaraggio. E scopro che nei trasporti che facevano questi cellulari che si spostavano dal nord verso sud, che andavano a Parma, venivano nella vostra regione, da queste parti, Provecino, senza fare nomi, Chioggia, andavano in Lombardia, c'era un cellulare di una signora, una bella ragazza, che si chiamava Bella Genovese, che condivideva i propri cellulari, perché ne aveva più di uno, con un'altra bellissima ragazza palermitana che si chiamava Nadia Macri. Ed entrambe queste donne le trovavano utilizzate in una certa cella, perché avevano c'è il computer, se non lo farei vedere, di Arcole. E fra i contatti e le intercettazioni che emergono di Nadia Macri ci sono le intercettazioni, con centinaia di contatti telefonici, col diretto di Berlusconi, con Sandro Bondi, che vi assicura di poca buona, con il ministro La Russa, con Brunetta, questo pensate che sia piccolino, no. Con un altro senatore del PDL, col sindaco di Parma, e più neanche Brunetta. Questi sono fatti processuali, questi che vi sto dicendo, avete letto sui giornali. Quell'indagine non fa parire. Il primo ad aver acquisito i tabulati per la Genovese sono io.